un anno dalla sua rielezione, dopo quasi un anno insomma, gli alleati chiedono con forza un cambio in giunta, un ripasto in giunta che era stato più volte annunciato. Quando si farà, se si farà, in che termini si farà, ce lo può dire? Entro fine maggio ci saranno decisioni importanti sulla giunta del Comune di Napoli e anche, non essendoci nessuna correlazione politica, però sono cose che interessano molto i cittadini, sulle nomine di alcuni rappresentanti significativi delle società partecipate. Devo nominare ABC, devo nominare ANM, devo nominare Mostra Oltremare, devo nominare la Holding. Insomma, entro il 31 maggio, al massimo diciamo il ponte del 1 giugno, ma credo il 31 maggio siamo pronti. Quindi ci può dire, siccome viene chiesto un rimpasto più ampio, si sa invece che lei io sono pronto. Siamo pronti. Posso dire altro. Lei, voglio dire, è contento della sua giunta? Ma sai, il termine contento, della mia giunta, sì, come no? Certo, dire, lei ma io sono un uomo, diciamo, sereno. Cambierebbe pochissimo, diciamo, quasi nulla. Io non posso anticipare nulla, perché sono scelte importanti che puntano al miglioramento della qualità amministrativa e politica della città di Napoli. Oggi Napoli viene vista nel mondo come città attrattiva e anche come modello politico. Quindi io in questo momento avverto un senso di responsabilità ed è per questo che mi permetto, non per scortesia, ma di non anticipare nulla, perché è un momento decisivo, delicato, in cui io devo provare a prendere la decisione migliore possibile, sapendo che insomma non è facile, perché devo tenere insieme voglia di partecipare a questo progetto politico sempre da parte di più persone, questo è fatto bello. Devo tener conto, come diceva lei, di un'azione amministrativa molto positiva della Giunta, io sono da questo punto di vista assolutamente soddisfatto, ma anche di una progettualità politica che cresce. Io ho visto un entusiasmo incredibile ieri ad Arzano e Torre Annunziata, dove ho fatto un passaggio nel sostenere i candidati sindaco, mi chiamano tutta Italia dove vorrebbero che io vada a sostenere altri candidati, purtroppo non potrò stare ovunque, o per fortuna, dico io perché faccio il sindaco di Napoli a tempo pieno, però c'è un'attenzione su Napoli come modello ormai politico, non è più un laboratorio, ci troviamo di fronte a un progetto politico Napoli, al quale stanno contribuendo in tanti e come al solito alla fine è compito del sindaco trovare una sintesi, una quadra, come la vogliamo chiamare, che non è facile, però a una domanda mi sento di poter rispondere con certezza, non andremo oltre fine maggio.